Ciao, sono William Visacchi di blogvisacchi.it e in questo video voglio mostrarti questa realizzazione di un meraviglioso attico a Ravenna. Questo è una realizzazione un po' particolare perché è stata eseguita in due step. Il primo step nel 2017, quando il proprietario ha comprato due attici e li ha uniti facendo lavori di ristrutturazione veramente importanti. Gli appartamenti sono stati sventrati, sono stati cambiati gli impianti, i pavimenti, un sacco di cose. Però in quell'occasione il suo tecnico gli ha detto: gli infissi manteniamo quelli esistenti perché sono buoni, hanno il vetro doppio, insomma un po' le solite cose che si sentono dire. Il problema è che una volta che il proprietario è andato a abitare all'interno di questa casa, la casa non era confortevole. Infatti sentiva rumori provenienti da una piazza principale di Ravenna, che dove si affaccia l'attico, e sentiva degli spifferi, sentiva del freddo, nonostante gli impianti siano stati fatti di alto livello, e quindi non era contento dei risultati. In questa prima fase noi abbiamo sostituito le porte d'ingresso con delle porte d'ingresso blindate raso muro, come puoi vedere dalle foto. Infatti all'interno non presentano nessun tipo di cerniera vista, non si vede nemmeno la chiusura dello scrocco, sembra una porta interna raso muro, invece è una porta blindata di alto livello con una serratura robotizzata che si chiude automaticamente e collegata all'impianto della domotica. Anche dalla parte esterna abbiamo cercato di integrarlo il più possibile rispettando le misure del fabbricato. Infatti in origine sopra c'era quell'antiestetico soprluce in vetro e ora invece abbiamo creato una boiserie con la stessa finitura del pannello e del colore che ha voluto l'architetto. Poi cosa è successo? Nel 2020 il proprietario, stanco un po' di questa mancanza di comfort all'interno di una casa comunque così prestigiosa a livello di finiture e di tutti gli interventi che erano stati fatti, ci ha contattato e ci ha chiesto la sostituzione degli infissi. Abbiamo fatto un sopralluogo, era veramente complessa come sostituzione perché si doveva intervenire senza opere murarie, cosa che prevediamo sempre con il nostro sistema Visacchi e siamo abituati a lavorare in immobile di lusso. Qui era particolarmente difficile perché c'era un parquet montato ad appena 3 anni, c'erano delle opere d'arte, c'era l'arredamento già tutto fatto e finito, quindi era ancora più complesso. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto la soluzione migliore perché esternamente avevamo dei vincoli architettonici, quindi abbiamo scelto un alluminio effetto legno che rispecchiasse gli infissi originali, che erano tra l'altro di un architetto famoso che aveva disegnato le maniglie che siamo riusciti a mantenere perché le abbiamo adattate al nuovo infisso. Internamente abbiamo fatto un legno laccato che si andasse a integrare con il resto dell'arredamento. Come prestazioni siamo andati in un vetro triplo perché era importante avere grande differenza termica rispetto a prima, di alto livello, e abbiamo anche aggiunto dei plastici acustici delle guarnizioni perché avevamo bisogno di andare a ridurre notevolmente il rumore proveniente dall'esterno, e non era nemmeno facile perché gli infissi erano molto alti, come succede spesso nei palazzi storici, e dotati anche di sopralluce, delle vere chimere per l'isolamento acustico. Poi, sia per ragioni estetiche e sia per ragioni acustiche, abbiamo fatto degli infissi, abbiamo proposto degli infissi con del cenere scomparsa, quindi degli infissi più puliti e degli infissi con delle guarnizioni che sono continue su tutto il perimetro e quindi non sono interrotte come in tutti gli infissi che hanno del cenere a vista. Parlavamo comunque di 35 infissi montati ad una certa altezza, di una certa pesantezza e senza nessuna opera murale in questo contesto. Puoi vedere comunque dalle foto il risultato finale e qui devo dire che la posa in opera è stata particolarmente difficile. Ti posso far vedere alcune foto del prima e del durante e del dopo con i nostri tecnici che lavorano con il sistema Visacchi, e anche una foto di dei sopralluce particolari che erano nella zona benessere che è presente all'interno dell'attico, che hanno dovuto lavorare in posizioni veramente scomode. Questi tipi di interventi sono interventi che richiedono una certa competenza e anche tantissimo tempo. Non sono infatti quegli interventi che si fanno in 2 giorni come quelli che ti montano gli infissi sopra quelli esistenti e ti rovinano la casa, ma sono interventi che richiedono, in questo caso per 35 infissi ne ha messo 2 settimane con 4 persone all'interno dell'abitazione ogni giorno, dalla mattina presto fino alla sera tardi. Sono interventi che vanno saputi fare, perché altrimenti si corre il rischio di rovinare tutto quanto, cioè in una casa del genere sarebbe veramente una cosa assurda. Guardando le foto di come è venuto sembra veramente impossibile che uno abbia potuto raggiungere un risultato del genere senza avere il muratore in casa. Infatti ti ho messo alcune foto del durante dello smontaggio di quando abbiamo fatto lavoro, così abbiamo la prova di quello che ti sto dicendo. Una delle cose molto belle c'è alla fine degli interventi. Io chiamo sempre il proprietario per sapere com'è andata. Marco mi ha detto: guarda William,
è bellissimo, proprio le sue parole, mi ha detto è bellissimo, non sento più nessun rumore. Era un periodo che era ancora caldo, mi ha detto alla sera, alle 8 di sera, stacco l'aria condizionata e alla mattina mi sveglio con un solo grado di differenza, che è una cosa che prima era impensabile. Ora siamo arrivati all'inverno, tra qualche mese probabilmente lo risentirò, perché sono convinto che l'inverno avrà dei benefici ancora maggiori, perché infatti parlando un pochettino di numeri, siamo passati dagli infissi, quelli di una volta che il tecnico diceva che andavano bene perché avevano già vetro doppio, ma disperdevano 3,05 watt ogni metro quadrato, su 35 infissi di metri quadrati ce ne sono un bel po', saremmo un centinaio di metri. Siamo passati adesso a disperdere solo un watt al metro quadrato, quindi meno di un terzo dello spreco di energia che c'era prima, e il risvolto di questi numeri è appunto un comfort all'interno dell'attico veramente veramente bello. Ciao e al prossimo video.